Ciao, oggi vedremo insieme il contenuto della mastodontica scatola di Runar, gioco di Diego Fonseca per 2-4 giocatori, una durata di circa 2 ore a partita e lanciato oggi in campagna Kickstarter dal Ludus Magnus Studio. Io sono Teo e queste sono Recensioni Minute. Recensioni Minute. Quella che stiamo vedendo è una partita in corso di Runar con uno scenario che non prevede la presenza di miniature nemiche. Vediamo ora nel dettaglio tutti i vari materiali e come si combinano all'interno della partita stessa. Iniziamo dal campo di battaglia. Esso è suddiviso in 4 territori. Nell'angolo di ciascun territorio è riportato l'emblema del clan che lo controlla. Ogni territorio è suddiviso in 4 zone a sua volta e ogni zona ha contenuti 9 nodi. Su ciascuno dei nodi verranno posizionati segnalini o miniature. Gli elementi scenici posizionabili sul piano di gioco secondo lo schema degli scenari sono dei menhir, dei cairn oppure delle casse. Vediamo ora l'area di gioco di ciascun giocatore. Innanzitutto, prima di iniziare la campagna, ciascun giocatore dovrà selezionare i 3 eroi che lo accompagneranno per tutto il resto della campagna. Inizieranno sempre con delle abilità base e sono selezionabili liberamente fra un'ampia gamma già presente a questo livello della campagna. Ciascuno di questi eroi presenta delle abilità base che sono utilizzabili nei primi scenari, dopodiché quando avrà raggiunto abbastanza esperienza ciascuno di essi verrà ruotato per ottenere nuove abilità, nuove condizioni di partenza e ovviamente abilità molto più potenti. Ogni carta eroe presenta dei punti movimento che diranno di quanto si sposta sulla mappa, la sua abilità speciale, il nome ed eventualmente un certo numero di scudi che gli permetteranno di assorbire i danni in arrivo. Questi token invece servono solo a identificare i personaggi sul piano di gioco. Ogni miniatura quindi avrà una base che indicherà appunto quanti di quei token sono visibili. Abbiamo poi la plancia giocatore. Da questo lato abbiamo dei contatori che terranno traccia di quante shard azzurre o giallo abbiamo collezionato fino a questo momento. Questo è il mazzo delle azioni. Nel proprio turno un giocatore sceglierà una fra le 3 carte che ha in mano da posizionare esattamente in questo modo. I cubi che vengono riportati in questo punto vengono aggiunti alla riserva personale, in questo caso quindi un cubo azzurro e uno giallo. Una volta terminato il turno, questa carta verrà scartata in questo modo e in questo angolino vedremo dei nuovi cubetti che saranno aggiunti alla nostra riserva per i turni successivi. In questo caso, quindi, un altro azzurro e un altro giallo. Qua sopra invece ci sono gli spazi per collezionare le carte degli avversari o le carte vantaggio, che sono tutte fatte in questo modo, con una stella da una parte e una stella a 3 spazi dall'altra. Queste vengono collezionate non appena infliggeremo danni agli avversari. Una volta che collezioneremo la terza carta, semplicemente questi slot si svuoteranno e collezioneremo direttamente un punto vittoria. I giocatori poi inizieranno la partita con la base della statua sul piano di gioco, come indicato dallo scenario. Gli altri 3 pezzi della statua saranno messi in questo modo. Una volta costruiti, semplicemente sbloccheranno ciò che è sotto di loro. Una statua completa si presenta in questo modo. Passiamo agli eroi. Come abbiamo visto, ciascun eroe ha la sua carta speciale che indicherà le sue abilità ed eventualmente le condizioni di partenza, ma soprattutto ogni eroe avrà a disposizione il suo mazzo di attivazioni, che sarà unico e diverso per ciascuno degli eroi. Ognuno quindi avrà un suo modo di presentarsi sul piano di gioco.
Sono poi presenti le carte scenario. Ciascuno scenario ci darà la spiegazione di che cosa dovremo fare e ci permetterà di preparare le carte missione e le carte evento. Sul retro poi troveremo eventualmente delle regole specifiche per lo scenario e in fondo anche quali tesori verranno collezionati per portare avanti i nostri eroi nel corso della campagna. Le carte missione indicheranno metodi alternativi per collezionare o perdere punti. Il mazzo delle carte evento presenta queste carte che possono avere tutti e due gli spazi completi oppure uno solo dei due. La parte alta è sempre un qualcosa che succede istantaneamente, la parte sotto invece si attiverà per il fine partita. Nel mazzo degli artefatti invece troveremo tutti i tesori che potranno collezionare i nostri eroi in funzione di quanto sono riusciti a collezionare nel corso della partita. Sono armi decisamente potenti, ma solo una per volta può essere imbracciata da ciascun eroe. La traccia di tutto ciò è tenuta tramite la Destiny Board, in cui si svilupperanno i vari turni, a seconda del numero di giocatori potrà essere più corta o più lunga per gestire al meglio la partita, e in questa traccia invece verranno tenuti i punti vittoria dei giocatori. Il vincitore sarà colui che avrà più punti vittoria in assoluto. Infine, queste sono le carte destino. Ciascuna carta destino presenta sempre una zona del tabellone orientata differentemente a seconda di dove siamo seduti sul tavolo e all'interno della zona verrà identificato un nodo e un colore di shard. Questo significa che potremo piazzare una shard in uno dei quattro spazi possibili sul tabellone a seconda della zona che sceglieremo oppure attiverà qualche evento in tale nodo. Se poi lo scenario lo prevede, entra in scena la Nemesis Board. Su di essa saranno presenti diverse tipologie e diversi numeri di mostri. Ciascuno dei nemici avrà una serie di attivazioni scritte su questa carta, dei punti ferita e ovviamente esso interagirà sia col tabellone che con i giocatori infliggendo danni. La Nemesis quindi collezionerà anche essa le carte vantaggio e le carte dei giocatori, facendo dei gloriosi punti. A fine partita quindi potrebbe capitare che sia la Nemesis quella con più punti vittoria, in tal caso è dichiarata la vincitrice. Chiudo dicendovi che all'interno del regolamento al momento ci sono 10 scenari già pronti, quindi se volete giocare solo una partita per provare le meccaniche ne avete già 10 differenti che cambieranno per modo di interazione e per durata della partita. Dopodiché avrete a disposizione la campagna e soprattutto la modalità di creazione di una vostra campagna, quindi quando sarete arrivati in fondo avrete massimizzato i vostri eroi, potrete decidere di ricostruire il vostro clan e creare una campagna totalmente personalizzata. Con questo ho finito, vi saluto con un ciao e alla prossima!